diciamo, a me è sempre piaciuto vivere bene, mangiare bene. Il problema è stato che forse ci avevo dato dentro troppo e dopo i 40 anni, diciamo, mi è venuto qualche problemino. E allora ho pensato come uscirne. Per un po' sono stato male e poi ho capito che c'era una via di salvezza, cioè vivere in bei posti e soprattutto mangiare poco. Partendo dal mangiare poco, per me gli alimenti che mi facevano stare meglio erano il pane, la panatella, il brodetto con ovo e altre minestrine, la carne di vitello e di capretto, polli, pernici, tordi, orata e luccio. Questi sono i cibi che mi facevano stare bene, ma poco. Sì, però non freddo, non freddo, vino freddo no. Il mio precetto base è mangia poco. E questo è la base di tutto, però vivi intensamente. Io qui ho scritto un amico, ogni anno vado a vedere le città intorno a me e godendo dei miei amici che in esse si trovano. Piglio piacere essendo e ragionando con essi e per lor mezzo con gli altri che vi sono, uomini di bello intelletto, con architetti, pittori, scultori, musici e agricoltori, che di questi uomini per certo la nostra età è assai copiosa. Veggo le loro opere fatte nuovamente, riveggio le fatte per l'indietro e sempre imparo cose che mi è grato saperle. Continuare a imparare, continuare a vivere intensamente. La mia regola è, come dire, controllarsi per vivere intensamente.